andiamo però a Strasburgo, dove appunto sono molti i temi trattati al Parlamento europeo. Oggi si parlerà anche di colazione di miele. Marcella Maresca, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, l'orario della colazione in realtà è passato da un po', ma noi continuiamo, diciamo, ritardiamo questo rito della mattina, perché miele, marmellate, succhi di frutta, questo tipo di prodotti arrivano oggi in Parlamento europeo. Nel pomeriggio infatti sarà votato un pacchetto di regole che riguardano proprio alcuni di questi prodotti che utilizziamo per la prima colazione. Le nuove regole prevedono infatti che sull'etichetta sia indicato il paese da cui arrivano le materie prime utilizzate per produrlo e in maniera proporzionale alla loro presenza in quel prodotto. Faccio un esempio: se un succo di frutta viene prodotto con frutta che proviene dall'Italia o dalla Spagna, dovrà essere indicato il luogo di provenienza e in che misura è presente in quel succo di frutta, in che misura arriva da quel paese. Questo è un modo per rendere i consumatori più consapevoli delle scelte che fanno quando fanno la spesa e di quello che mettono a tavola. Di questo noi parliamo oggi, lo facciamo con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui presente. Sono Salvatore De Meo di Forza Italia e Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle. Grazie a entrambi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, intanto subito partiamo, la domanda è se siete d'accordo su questo provvedimento e qual è l'aspetto che ritenete più importante. Ma assolutamente d'accordo, l'aspetto più importante è questo collegamento tra il campo e la terra, cercare di portare sulle tavole degli italiani dei prodotti più sani. Che cosa cambia concretamente per i consumatori? Qual è, e anche per la loro salute? Ma sicuramente i consumatori potranno scegliere in maniera più consapevole e soprattutto potranno avere dei prodotti che sono meno lavorati, con indicazioni precise. Per esempio, la marmellata non potrà essere più chiamata marmellata se non ha almeno il 45% di frutta, adesso il 35%. Io credo che questa sia la direzione giusta per fornire dei prodotti più sani ai nostri consumatori. Sì, è un provvedimento che guarda anche al rapporto effettivamente tra sostenibilità ambientale e salute, con uno sguardo alle etichettature e alla limitazione anche dell'uso degli zuccheri, quindi pensando anche ad una dieta più sana. E allora, a proposito di miele, dato che proprio sul miele ci si è concentrati in questo provvedimento, guardiamo questo servizio di Desi D'Addario, poi torniamo qui. Poco meno di 10 euro è il costo di produzione di un chilo di miele per un apicoltore. La cifra è stata definita dall'indagine ONE Cost, realizzata su oltre 400 aziende apiarie del CREA, con il Centro di Politica e Bioeconomia e dall'Osservatorio Nazionale Miele. I dati sono relativi alle produzioni 2021 e 2022. L'indagine vuole rispondere alle problematiche dell'apicoltura nazionale valutando le azioni della politica agricola comunitaria. L'Unione Europea è il secondo produttore mondiale di miele alle spalle della Cina e l'Italia è il sesto paese europeo per volume di produzione. Tuttavia, nel mercato nazionale le importazioni costituiscono più del 50%. Considerare il costo di produzione di un vasetto per gli apicoltori rappresenta un parametro importante di valutazione del prezzo da parte del consumatore. Per l'indagine del CREA, le rese di miele si differenziano per modalità di allevamento. Il 70% delle aziende rilevate pratica il nomadismo, con 22 kg di produzione contro i 12 kg di un alveare stanziale. La variabile prezzo penalizza il miele italiano, su cui influiscono l'aumento dei costi di produzione e il calo della produttività degli alveari, in discesa da oltre un decennio. Per la Spagna, che è il maggior produttore europeo, il prezzo stimato è di 7 euro. Gli apicoltori italiani hanno qualità e biodiversità come uniche leve per imporsi sul mercato. E quindi abbiamo visto quali sono le armi su cui devono contare i produttori italiani e torniamo allora a parlare delle direttive sulla colazione e della tutela dei produttori. È una direttiva, dicevamo, che va in questa direzione, Sabrina Pignedoli. Sì, sicuramente va in questa direzione. Pensiamo per esempio al miele, molto del miele è di origine extraeuropea e anche per abbassare i costi. Quindi se per caso il miele aumenta, è più del 75% quello di derivazione extraeuropea, l'etichettatura deve essere messa nella fronte dell'etichetta del vasetto del miele, e questo è importantissimo. E poi si tutela anche il piccolo produttore, appunto l'apicoltore. Noi sappiamo quanto sono importanti le api per l'impollinazione, per la biodiversità, e quindi va anche nella tutela del rispetto dell'ambiente. Ringrazio i nostri ospiti e restituisco la linea a Roma.